ETG più Sindaco, buonasera ai nostri telespettatori, buonasera al Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera ai telespettatori di Espansione. Allora, abbiamo già aperte le linee telefoniche, ovviamente sono già moltissimi i messaggi che ci sono arrivati su WhatsApp, ne ho già selezionati un paio. Allora, il primo ci chiede, Stadio Sinigaglia, quando sarà aumentata la capienza? Si riferisce evidentemente ai nuovi seggiolini. Ai 1000 posti stiamo lavorando sulla... Allora, c'è da dire che noi con la società Como 1907 è evidente a tutti, stiamo collaborando in una maniera intensa, su più fronti, anzi direi su tutti i fronti che ci sollecitano. Questa è una questione tecnica, devono avanzare, avanzata la richiesta, non dipende solo dal comune, dipende anche dalla prefettura, dipende dalla questura, in funzione dell'ordine pubblico, ma sono molto ottimista. Adesso, se... non so dirvi la settimana o in quanto tempo. L'ultimo sopralluogo ad agosto, esatto, suo, insieme appunto ai dirigenti della società sportiva, come tempistica avevate dato fine ottobre, inizio novembre? Potrebbe essere, ma tenete presente che per quanto riguarda l'aspetto autorizzativo, noi come comune l'abbiamo detto e come sempre l'abbiamo fatto, appena arriva la richiesta noi la approviamo. Dopodiché ci sono delle questioni che riguardano altri enti sovraordinati, l'ordine pubblico eccetera, ma sono assolutamente confidente che si possa raggiungere, seppur non dipenda nei termini che quindi comune. avevate dato quindi l'importante, a fine ottobre... l'importante è che i comaschi sappiano che siamo al fianco della società in questo progetto e in altri. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Fernanda da Viale per San Fermo. Buonasera. Senta, prego. Abbiamo sempre la coda tutti i giorni e a tutte le ore, anche il sabato e la domenica, ma non si può fare la Valfresca in discesa e tipo, non so, la via Cardano in salita o una cosa di questo genere, almeno negli orari di punta? Grazie. Aspetto la risposta, grazie, buona serata. Grazie. Delle alternative, Fernanda, viabilistiche, Fernanda, evidentemente, devo dirle che questo è un tema che ci portiamo appresso da anni, esattamente da quando sono iniziati i lavori dell'autostrada. Se lei pensa al traffico e al volume di macchine, basta vedere cosa succede poco più in là nel tunnel in Svizzera, che ci sono code a volte di 17 km, 20 km. Noi siamo su un tratto che porta da Milano al nord Europa. Questo tratto in questo momento è interrotto e gravato, limitato e gravato da delle interferenze dei lavori, e su un tratto così importante queste macchine escono e ci danneggiano. L'unica cosa che posso dire è di stringere i denti, perché il prossimo marzo questi lavori saranno finiti, e però dall'altro lato... Questa è la speranza? No, mi sembra abbastanza ragionevole a questo punto. Vabbè, adesso mi ha distratto, però cosa stavo dicendo? No, dicevo che l'alternativa sarebbe senz'altro peggio. Stiamo facendo dei lavori per far sì che non succedano tragedie tipo quella che è occorsa a Genova, quindi... mettiamo in ordine questa autostrada, soffriamo per quello che bisogna soffrire. Denti stretti, l'ha denti sempre stretti. Detto. È inutile cercare, è talmente tanto il flusso di veicoli su quel tratto d'autostrada che quando esce, io ho un fratello che vive a San Fermo e sono devo tante dirle, le testimonianze, è la stessa cosa che mio fratello mi dice quando mi chiama al telefono, trova una soluzione, soluzioni non ce ne sono. Sindaco, prendiamo l'altra chiamata che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, signor Sindaco. Io mi chiamo, sono Lucia di Monza, il signor Sindaco, ho il piacere di incontrarlo quest'estate a luglio, se si ricorda la famosa signora, ecco. Sono stata giù un giorno 9 di ottobre a Como per rinfrescarmi un po' dal grande stress in quella che mi provoca qua ogni tanto, stanno tutto l'anno qua a Monza. Volevo chiedere gentilmente... so che sto facendo il possibile per quanto riguarda la pavimentazione lungo lago, che ho visto che sta proseguendo e per quanto durerà, insomma. E poi sono contenta che si sia trovato un accordo per quanto riguarda la pulizia del lago, che comunque il è importante sia a livello turistico che per il giro dei battelli. Con grazie. Questo vi saluto. Grazie, è stato oggi firmato l'accordo tra comune sì, e provincia per il battello. La signora chiedeva dei tempi per quanto riguarda il lungolago, la sua parte sul noto, gli arredi in particolare. Era aprile,
Regione dice che finirà prima, bene, noi l'ordine di quello che mancava per poter ultimare è stato fatto, di conseguenza aspettiamo di poter posare le panchine e se continueremo panchine a seguire... Panchine di Coparisi, le no, ha detto, no. Le installeremo, le posizioneremo... Io non posso produrle, nel senso che se volete vado, sono con, in una, fase di produzione. Vado con una lima, inizio a fare anche il fabbro e il falegname, non posso produrle, le ordinate appena arrivano le posiamo e comunque sia, come abbiamo detto, per la fine del cantiere le poseremo poi. Ahimè, anche il mio non ha dei tempi più aggiornati su quando arriveranno. No, devo dirle che non li ho neanche chiesti, per quanto mi riguarda li abbiamo consegnati, di problemi ne abbiamo tanti, su questo non sono tornato, perciò se volete vi aggiorno chiamando l'azienda. Allora, abbiamo una chiamata, però intanto, prima di passarle la rina, resti con noi, le leggo un WhatsApp. Vorrei chiedere al signor sindaco se nel bilancio comunale sono stati inseriti fondi per la ristrutturazione della piscina di Via del Do, se sì, quando inizieranno i lavori, se la segni allora. Intanto... Allora, aspetti, se... sindaco, prendiamo la chiamata. Buonasera. Ci ascolti dal telefono, per favore, non dalla televisione. Pronto, Rapinese, buonasera. Io sono dalla Mazzo. Buonasera. Ascolti il telefono, per favore. Buonasera, Rapinese. Buonasera. Io sono dalla Mazzo e sono il suo ammiratore. Oh, però voglio fare questa piccola osservazione per farla che la seconda sia ancora più bella. Settimana scorsa siamo venuti con 400 turisti a fare un giro, una piccola crociera sul lago di Como con la BCC Cantù e lei ci ha fatto posteggiare a 500 metri di Via Innocenzo. Va bene, avete fatto quella scelta, lì va bene. Però dove c'è il pisciato, l'asfalto è tutto che viene su e giù. Noi eravamo tutti in piani e è molto facile che qualcuno cada, si spacca un ginocchio o qualcos'altro. Non ho capito dove c'era l'asfalto disgregato. Quell'albergo Innocenzo, Viale Innocenzo, esatto. Dopo, guardi, dove c'è quell'albergo tutto scasciato. Sì, no, mi è chiaro. La pavimentazione. Le dico anche cosa c'è lì. Mi è molto chiaro. Grazie, abbiamo capito. Guardi, lì avrà notato che pochi metri prima abbiamo rifatto un marciapiede dove non esisteva minimamente. Adesso io sto aspettando dal mio dirigente al verde l'installazione del bagno che mi serve per i turisti quando scendono. La verità è che sono stressatissimi anche loro, mi ha detto sindaco appena possibile, noi i soldi li abbiamo messi. E per quella però, parte per successiva la parte, del marciapiede? Allora, a me piacerebbe, ma è naturale, no? Abbiamo fatto Via Innocenzo bene, abbiamo sistemato tutti i parcheggi e c'era la parte davanti dove proprio il mio scopo è quello che i disabili possano andare serenamente con le loro carrozzine, eccetera. Lì ci sono delle piante le cui radici arrivano a pochi passi, no, arrivano proprio sì, nell'area del distributore. Abbiamo stanziato 5 milioni tra marciapiedi e asfalti, stiamo facendo i progetti esecutivi. Quello che mi piacerebbe, non so se riusciamo a farlo quest'anno, è continuare con la stessa qualità di camminamento fino a girare all'angolo con Via Gallio. È uno dei lavori, ne stiamo facendo è forse troppi. Quindi... No, non è ancora nell'elenco 2023, sicuramente lo sarà nel 2024, però lo si capisce, no? Abbiamo fatto quel lavoro egregio davanti all'ex Continental e lo scopo è arrivare fino a girare. Sindaco, rapido su Via del Dos perché poi abbiamo un'altra chiamata e Via del Dos, messaggi. Noi abbiamo rifatto l'impianto, appunto la UTA per la piscina e l'impianto di riscaldamento. Ora, ho chiesto all'architetto Noseda delle opere pubbliche di portarmi un PFTE in giù, un piano di progetto di fattibilità tecnico-economica in giunta per il consolidamento dei cementi armati. Devo dirle che veramente in questo momento, alla vista la conferenza stampa di oggi, no? Abbiamo 62 cantieri avviati dal 1° di luglio, è una cosa che decisamente ci interessa. In questo momento io non ho abbastanza uomini all'interno per seguire la questione. Tenga presente che, come dicevo oggi, lo staff del settore opere pubbliche dovrebbe arrivare ad avere 14 assunzioni entro la metà di dicembre. Di conseguenza lì si inizierà a cambiare. Consideri che parte di queste posizioni sono dei C e dei D, cioè delle figure tecniche più o meno preparate che possono anche fare le progettualità interne. Quindi, adesso veramente questi pori cristi dell'ufficio dalla metà di pubbliche, dicembre si potrà sì ma non solo, ma è lo stesso tema, eh? Cioè noi i soldi li abbiamo stanziati per fare ma è bene che la gente che i cittadini lo capiscano bene, gli abbiamo stanziati i soldi per rifare la pavimentazione del signore che diceva, abbiamo la capacità di poter affrontare la spesa per consolidare, però tenga presente che, ma per dirne uno, visto parliamo di piscine, stiamo rifacendo la Sinigaglia e anche lì
il cittadino non tempi se ne accorge. Tempi confermati a proposito per la riapertura della... Ci sono stati parecchi problemi, nel senso che si è dovuto lavorare un po' di più, parecchi problemi, abbiamo dovuto rimuovere una parte in più della superficie che avevamo pianificato di rimuovere, però sono state integrate le squadre di lavoro. Però, ad esempio, quindi si è colmata, ma solo per spiegarlo ai cittadini, questa piccola cosa, cioè questa piccola variazione, ha comportato delle uscite da parte degli Chiaro. Stessi operatori che sono quelli che Chiaro, dovrebbero impegnati realizzare. Impegnati anche su altri quindi. Fronti. Pronto, buonasera, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì. Sì, è in diretta, buonasera. Buonasera, mi chiamo Marzio, desideravo... Non la Pronto? Sentiamo, sì, parli. C'è un'altra telefonata sotto. Prego, prego. Riprende la linea perché così non riusciamo. Allora, un messaggio. Volevo chiedere al sindaco cosa intende fare per... gestire la situazione dello stadio che ha bloccato il traffico di Como e poi ancora in seconda battuta la situazione dello stadio evidentemente si riferisce a quando con le partite si crea appunto il traffico in città, in seconda battuta quando intende effettuare i lavori in via Borgovico. Si segna anche questa perché prendiamo no, la guardi, chiamata. È la stessa cosa che dicevamo prima. Allora, ad un certo punto, ribadisco, i 62 cantieri sono in itinere, ne abbiamo già inclusi molti, ne abbiamo conclusi molti. La via Borgovico abbiamo già stanziato i fondi. Esatto. E di conseguenza, se dobbiamo parlare delle responsabilità della politica, stanziato, eccetera. Ma in questo se caso penso manca a quei poveri... un progetto, cioè sì, per ma il progetto... l'assenza di figure sì. tecniche in questo momento manca ancora Guarda, una no, progettualità. La verità è che i lavori vanno seguiti. Cioè, noi abbiamo stanziato il denaro e poi abbiamo avuto, l'avrà visto, no? Quante scuole abbiamo comunicato gli interventi? Oggi 20. Abbiamo a Mognano, stiamo ampliando la scuola per unire le elementari con le medie. Cioè, tutti questi lavori portano via un sacco di tempo e stiamo già facendo tantissimo e ringrazio tutti i miei dipendenti, in particolar modo quelli delle opere pubbliche, la polizia locale, poi non parliamone. Perciò la via Borgovico, i soldi li abbiamo stanziati. La progettualità è lo stesso discorso di quel piccolo pezzo di marciapiede. Ad un certo punto, quando conti gli uomini e quello hai, Chiaro. E le assunzioni ci sono, devi fare delle scelte. Chiaro, evidentemente, adesso si sta dedicando, esatto. evidentemente poi ha spiegato. E mi sembra che di tutte quelle che abbiamo messo in cantiere, fossero tutte molto importanti. Ieri, tra l'altro, ne abbiamo parlato in di Vianatta, caso è no? la politica che Vianatta, decide. Mi sembra tanta roba. Che è la politica che decide evidentemente le priorità. Buonasera, che andiamo in diretta. Però i soldi ci sono e lo faremo. Buonasera. Buonasera. Senta, io avrei bisogno di parlare con il sindaco. Sì, la sente, è in diretta. Da via per San Bernardino quando? Da Siena. Ecco. Allora, siamo sempre le solite... come sta dicendo i soldi sono stati finanziati, anche mi ricordo l'ultima trasmissione che ha fatto Espansione TV al mese di giugno, ma aveva detto guardi che oggi proprio in questi giorni sono stati finanziati i soldi sì. Allora i soldi ci sono ma i lavori quando? Allora facciamo una cosa, quando? Vabbè, non la chiamo per nome. Il problema dei soldi è un aspetto di bilancio. Tutti noi possiamo avere i soldi per sistemare il nostro bagno, ma se l'architetto non mi finisce il progetto, se l'idraulico non si presenta, se diventa un problema. È uno, in quel caso, del settore ambiente ed è una delle cose che deve portare che avanti. Nel frattempo... Sindaco, sicurezza, si annoti anche questa così prendiamo anche la prossima chiamata, ci chiedono appunto è possibile mettere nuove pattuglie, più pattuglie no. nella zona no. vicino allo stadio, lo chiede una dipendente, una signora che lavora nella zona perché dice verso le 6:30, 7 quando però gli utenti allora si recano subito. Al parcheggio. Posso rispondere subito perché sennò però se però questa stacchiamo... è un'altra zona, so già no. dove no. No, prego. No, ma voglio dire... Allora, in termini di sicurezza, anche qua oggi abbiamo comunicato 204 interventi all'inizio dell'anno. Piazza della Tre Sitrice, visto tutto, area no? Ippoca. Tutti i telespettatori di Espansione TV stasera al telegiornale hanno visto quante cose faccia la polizia locale.
Qua però parlano di zona stadio. No, ma tant'è che non ho detto le vie. Al di là delle vie, ogni via per quanto mi riguarda conta. Poi ci sono vie più critiche e meno critiche. Lo sappiamo. Però la verità è che la polizia locale c'è per le vie più critiche e meno critiche. Far attraversare i bambini, dare la multa a quello con la birretta, andare a liberare un cancello dove c'è davanti una macchina, il mendicante abusivo, cioè il mendicante, il venditore abusivo. Alla polizia locale noi chiediamo praticamente tutto quello che serve in tema di sicurezza, ma io al massimo quattro pattuglie. Questo messaggio se ne aggiungono altre. Prego. Vorrei semplicemente dire che per quanto riguarda il sindaco di Como, per quanto riguarda la polizia locale di Como, visti anche i successi odierni, come tutti quelli all'inizio dell'anno, stiamo lavorando a mille. Dopodiché ci sono delle speculazioni politiche che parlano della sicurezza, i clandestini, eccetera. Primo, i clandestini in Italia io non ne ho fatti entrare e non ne avrei fatti entrare. Ci sono alcuni partiti che dei clandestini fanno la campagna elettorale, li vogliono a tutti i costi e poi si lamentano, magari il PD a me viene a dire... Beh, poi è una signora che sta sollevando un problema di sicurezza. No, ma visto che la sicurezza è un tema e io la capisco bene, cioè ci sono la follia che sto subendo in queste ore a Palazzo Cernetti, cioè c'è quello che vuole i clandestini a tutti i costi perché c'è guai a fermare i flussi, che dice a me che ci sono i clandestini in giro, ma scusa, se tu non li volessi magari potevi fermare. Poi gli altri che hanno il governo della nazione, mi riferisco al centrodestra, tutti quelli che si lamentano. Le posizioni dei partiti sono chiare, certo. Ma come rispondiamo alla signora? Allora alla signora dico che più di così non possiamo fare, okay. Infatti quando dice più macchine non è possibile, ma volevo solo fare una piccola puntualizzazione, cioè quelli che mi dicono che la polizia locale non fa abbastanza ma poi dicono che la polizia locale fa, si dimenticano che chi ha il governo governa polizia di Stato, carabinieri, certo. Guardia di finanza, eccetera. Quindi dar la colpa al sindaco è pura ipocrisia. Questo per il centrodestra e il centrosinistra, mi parla di clandestini, basta chiaro, non farli entrare. Chiaro. Buonasera, con chi parliamo, chi abbiamo in linea? Pronto, buonasera. Sono signora Donatella di Via Dotesio. Volevo solo chiedere una cosa. Avevo sentito in primavera che in Via Fiume avreste messo due colonnine per caricare le macchine elettriche. Vorrei sapere se va in porto oppure no. Grazie, colonnine in Via Fiume. Adesso io non mi ricordo, devo dire che non mi ricordo esattamente dove dovessero essere collocate. E questa situazione, ahimè, non l'ho sotto controllo. Questo mi spiace, le lo dico settimana prossima. Allora, due domande e poi prendiamo la chiamata. Non so dove ci sia, non so se abbiamo detto in primavera, nel senso, non ricordo. Quindi, sulle colonnine devo appuntarmelo perché ahimè prende sono nota. Il troppo pieno ormai. I bagni chiusi da anni in Viale Geno verranno riqualificati e riaperti e un altro ci chiede quando verrà installato, realizzato il cancello a San Francesco, nell'ex chiesa di San Francesco, un tema che ha tanto diviso. Intanto prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera, chi abbiamo in linea? Pronto, buonasera, sono Enrico da Como. Io buonasera, Enrico. Volevo chiedere al sindaco se si poteva sistemare la storia di Piazza Volta riguardo ai rifiuti. E avevo in mente una proposta. Una? Di, scusi, una proposta in Piazza Volta che cosa? Per i rifiuti che c'è sempre uno scempio, uno scandalo. E volevo dirle se era possibile realizzare, io lo chiamo uno sgabbiotto in legno, un po' decoroso, dove tutti gli esercenti conferiscono i rifiuti dentro lì e poi li portano via, perché così è una cosa indecorosa. Grazie. Buonasera. Rifiuti in Piazza Volta. Allora, di indecoroso, allora io francamente sullo sgabbiotto in Piazza Volta rispetto la proposta, ma non farei uno sgabbiotto per i rifiuti in Piazza Volta. Ecco. Di indecoroso c'è solo una cosa, che è la maleducazione di certe persone, perché lì si parla quotidianamente di violazioni. Come sapete ho un'elevata pazienza, ma che poi quando arriva al limite, arriva al limite. Voi ricorderete bene quello che è stato il provvedimento per quanto riguarda le violazioni di occupazione del suolo pubblico che abbiamo applicato ai tavolini? Se lo ricorda? Da quel momento nessuno ha più sgarrato. Sto seriamente pensando di togliere i tavolini a quelle attività che dovessero scherzare con i rifiuti. E appena ho tempo la faremo passare all'interno del regolamento in maniera tale che anche lì a quelli che hanno voglia di scherzare con il decoro della città gli passi immediatamente. Abbiamo fatto una serie di interventi, l'assessore Cappelletti su questo sta collaborando con Aprica al fine di sensibilizzare, però come abbiamo sempre dimostrato sensibilizziamo come con la Tari e poi la pazienza la esauriamo e andiamo giù duri. Piazza Volta è l'emblema, ma
stiamo martellando come non è mai stato fatto prima. Le sanzioni, adesso c'è la polizia locale, tra l'altro questi poveri diavoli della polizia locale, anche questo devono fare, devono andare oltre a tutto a controllare i rifiuti, oltre al degrado, oltre ai clandestini, eccetera, eccetera. Lo stanno facendo, stiamo facendo sanzioni. Da un lato mi chiamano il sindaco sceriffo, nel senso che sembra che questi provvedimenti siano esagerati. Dall'altro ci sono persone come questo signore che hanno il diritto di avere una vita decorosa. Piazza Volta e altrove. Tantissimi messaggi sulla sicurezza, sindaco, esatto, che continuano, esatto, ad arrivare, poi si avrò modo, ma sul tema di sicurezza, di leggerli, mi scusi, ma non ho nient'altro da dire. Cioè, i dati parlano chiaro, la polizia locale sta girando al 100%, ci sono delle responsabilità che sono in capo a chi ha la sicurezza. Evidentemente ribadisco, anche tra io ho quattro cittadino. Pattuglie. Carabinieri, polizia, no, guardia di finanza, prefettura, ministro degli agenti, sia male chiaro, ho la coscienza a posto. Certo. No, ma tant'è che, devo dire, e peraltro mi faccia dire anche una cosa bella, no? Lei sa bene che sono fuori dai partiti, quindi avrei interesse abbiamo a fare questa cosa. Abbiamo una chiamata poi, la cosa bella rapido. È che devo dire che con il sottosegretario Molteni io ho uno splendido rapporto e stiamo lavorando benissimo, e idem con il ministro di Piantedosi. Di conseguenza sono convinto che anche le operazioni che sono in corso in questo momento in città è perché ci stanno ascoltando, c'è un'ottima relazione, però posso prendermi le responsabilità finché sono mie, e più di così io con la mia polizia locale non posso arrivare. E le i due dati domande sono se evidenti. Le segnate? Gli avevo Quale? Chiesto sì. il allora, il, per quanto, allora il cancello di San Francesco è un'altra di quelle cose. Oggi in conferenza stampa abbiamo parlato ad esempio della scala della scuola di via Gramsci. Sì, eravamo pronti, è la soprintendenza è arrivata dopo adesso, okay, mesi, sì, quasi un anno, e adesso siamo a posto. Okay. Tenga presente che il cancello di San Francesco io lo voglio come il pane, cioè se potessi installarlo domani Stata mattina lo metterei. Anche lì lo no, in verità gli stiamo facendo una progettualità tenendo in considerazione come si è espressa, visto che ci sono molti cancelli in città, certo, a protezione, sì, di edifici pubblici, stanno facendo uno studio affinché venga proposto senza poi dover essere modificato la soprintendenza. Comunque il dato politico è che l'abbiamo finanziato, il dato politico è che lo voglio, lo vogliamo, tant'è che l'abbiamo votato, il dato tecnico è che è uno della coda, del resto, no? I lavori che abbiamo stanziato sono tantissimi, un po' alla volta stanno venendo avanti, arriverà anche quello. L'ho sollecitato proprio in settimana perché mi piacerebbe, visto che arriva l'inverno, avere quell'elemento. Vediamo se i tecnici riescono a farlo. Comunque alla Quindi prima la occasione data, ecco, l'arrivo dell'inverno c'è già. Non faccio neanche il fabbro. Buonasera, chi abbiamo in linea se ci ha aspettato? Buonasera a lei, al signor sindaco, sono Nosida e telefono da Civiglio. Oh, allora, sono rapido e conciso. Via Libico Romano Maraia, il primo pezzo, più di un anno fa è venuta la ditta e ha raschiato e dunque lasciava presagire che si metteva anche l'asfalto, ma è più di un anno e l'asfalto non l'abbiamo ancora visto. Dunque una preghiera, signor sindaco, faccia arrivare un po' di risorgimento anche qui. La saluto e buon lavoro. Grazie. Guardi, la verità, spero che mi possa sentire perché mi sembrava che fosse in macchina. Lì di risorgimento ne è arrivato tanto, anche risorgimento perché, è esatto, la frase che, la frase detto che ho usato oggi per il risorgimento. Mi sembra che Civiglio, nello specifico, un risorgimento come quello che ha avuto nelle ultime settimane con tutto lo asfalto che vi è arrivato, non l'avete mai avuto. Scusi il tono piccato, perché francamente di risorgimento non l'avete mai visto così. E tra l'altro, così, ma giusto perché mi viene in mente, si parla di periferie eccetera, abbiamo iniziato i lavori anche al vostro cimitero e non so da quanti decenni quel muro rischia di cadere. Quindi facciamo poco gli spiritosi col risorgimento, sindaco, su quella grattata senza asfalto, francamente mi adesso lo verificherò, signore. Ahimè non so cosa sia successo. Quando metterete autovelox in via Canturina tra Albate e Como, fosse per me andrei a installarli adesso. C'è una procedura in atto, ci sono degli studi in atto, appena mi arriveranno, quindi dal punto di vista politico, autovelox, più ne posso mettere, più ne metterò. Devo dirvi cosa che si aspetta per questo proposito? No, voi avete idea di quello che deve essere compilato per poter Chiaro. Arrivare a fare una proposta alla prefettura. Tenete ben presente, okay, però una cosa è questa: il sindaco può chiedere di mettere tutti gli autovelox che vuole, tutti. La verità è che il termine ultimo è, oltre il rispetto della legge, della norma eccetera eccetera, è la prefettura che dovrà dare un parere. Diciamo le cose come stanno: noi non abbiamo ancora pronti nemmeno i documenti per poter fare la richiesta, e che sarà esaustiva. Io ai miei tecnici ho indicato che ne vorrei almeno 4, dopodiché però, visto che sarò almeno il sindaco, 4 dove? Almeno 4, no, è questo il tema, ecco. Ne vorrei almeno 4, visto che a me arrivano segnalazioni di episodi di degrado con gente che va a 2000 all'ora ovunque.
In termini di copertura del territorio, visto che poi c'è un piano economico, della gestione delle sanzioni, eccetera, eccetera, ne vorrei almeno 4. Non decide il sindaco dove metterli, perché? Perché la relazione che viene preparata in questo momento, ci sta lavorando il comandante Aiello, la relazione che viene preparata deve essere una relazione tecnica basata sull'incidentalità, i verbali, certo. Che viene messa alla prefettura. Per quanto mi riguarda, ripeto, una città piena di autovelox sarebbe una città dove gli idioti verrebbero sanzionati immediatamente nel rispetto di tutte le norme. A me segnalano, a partire da Sagnino, non c'è quartiere, non c'è quartiere dove ogni giorno mi dicano che non ci sono bambini a rischio, che stavano investendo una persona, che vanno a 2000 all'ora. Dove si corre, più volte Canturina, le ha detto... Varesina, sì, esatto. Tavernola, come si chiama quella lì, la vecchia Tavernola, con la via Conciliazione, non c'è allora, via. Allora sindaco, prendiamo la chiamata, perché altrimenti non ci aspettano in linea. Buonasera, con chi parliamo? Ecco, lo sapevo infatti. Allora sindaco... Leggiamo altri messaggi, ora ne ho perso uno. Buonasera, parcheggio di Breccia, adiacente oratorio e posta in via Malvito, sempre sporco, verde non gestito, una pianta oramai tocca i fili della luce. Può una essere. Segnalazione che può ci essere. Arriva chiedo una cortesia, dal parcheggio però. Di chiedo Breccia. Una cortesia, chiedo una cortesia, tutto può essere per l'amor del cielo. La perfezione di segnalare non è di questo mondo. Sì, per favore, vi prego, per favore, segnala... comune.como.it, perché abbiamo proprio uno staff dedicato a queste segnalazioni. Se, poi se non lo facciamo venite anche qua, però segnala.comune.com.it in alto a sinistra e poi selezionare segnalazione. Buonasera, con chi parliamo in diretta? Sì, pronto, buonasera, buonasera sindaco. A lei. Allora, prima di tutto complimenti, vado avanti così, sta facendo un ottimo lavoro. Più di così non posso fare, quindi ecco. la notte dormo sereno. Prego, facciamo la domanda. Allora, no, niente, volevo solo segnalare un minimo di tolleranza per quanto riguarda i parcheggi delle moto, perché ultimamente stiamo notando che state multando molto le moto, che sono parcheggiate un po', diciamo, non proprio nei loro posti, però i parcheggi delle moto sono proprio pochi. Tutto anche qua. Lì. Grazie, guarda, ha ragione nel grazie. Senso che i parcheggi, i posti per le moto sono troppo pochi, per le auto non parliamone, mi accusano perché sono quello che vuole fare solo parcheggi, di conseguenza non mi sento in colpa. Abbiamo tolto ai consiglieri, agli assessori, ai dirigenti i posti auto a Palazzo Cernezzi perché sappiamo che è un problema, però devo dirle una cosa, noi riceviamo anche parecchie segnalazioni da disabili che non riescono a utilizzare i marciapiedi. E ogni volta che arrivano queste segnalazioni, sulla base di segnalazioni fatte a segnala.comune.com.it, la polizia locale esce e fa quello che deve fare, perché l'alternativa per un ufficiale nel vedere un mezzo in sanzione, nel non sanzionarlo, si chiama omissione. Devo dirle che ci stiamo proprio impegnando per fare parcheggi e Laticosa, se veramente dovesse depositare a 5 il progetto entro il 31-12, ci darà una valanga di posti auto. Tra l'altro la società in settimana ha confermato la volontà di presentare il cosa progetto c'è, entro Natale. Una società che leader, linea, quotata sindaco, in borsa. Siamo alla fine, sì. In chiusura, mi dispiace, dobbiamo prendere l'ultima chiamata. Ci ascolti dal telefono? Pronto? Ci ascolti dal telefono, per favore, prego, buonasera. Buonasera, io sono il signor Balbo. Sì. Dov'è? Fare l'aperitivo, signor Balbo? Io sono Balbo, il signor Balbo di Vittorio, numero 17. Telefono perché che via è, che aveva detto? Via Palma. Della via Palma in su hanno sfattato mezza strada un anno fa, che arriva in via di Vittorio quasi. L'altra metà è ancora un anno pieno di fossi, è un po' malandata e non è mai stata definita questa strada qua. È in marciapiede. Cosa dobbiamo fare noi? Perché facciamo una scarpa e un scarpone. Grazie. Strada e marciapiede. Sindaco, lei ha capito la zona? No, ho capito che sta parlando della via Giussani perché ha parlato della via Palma, da andare in su, l'estremità è stata fatta, eccetera. Io francamente non ho capito il contenuto della domanda. E... Marciapiede, non abbiamo tempo forse per l'ultimissima chiamata. Buonasera, che abbiamo in linea. Ci ascolti dal telefono, per favore, rapidi, siamo in chiusura. Buonasera signor sindaco, io la chiamo per ringraziarlo per aver messo le mele di mettere gli autovelox in via Tanturina. Quindi appena sei via ne metta più che può. Ma sa quante persone come lei mi dicono che la velocità è un problema? Sì, veramente, veramente.
signor sindaco, è una cosa impressionante. Lo spieghi a chi parla degli autovelox come se fossero il demonio? Semplicemente basta, sono solo uno strumento. Grazie. Io devo chiudere, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. Il mio venerdì è finito? Posso andare in doccia? Grazie a chi ci ha seguito, grazie ancora al sindaco di Como Alessandro Rapinese. L'appuntamento con ETG Più Today torna il prossimo venerdì. Buon fine settimana, Comasco.